Si è concluso all'Istituto Sauro Enrico Pascoli di Secondigliano, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, il progetto polisportiva Laureus Napoli, che ha coinvolto più di 270 ragazzi che vivono in contesti difficili. Protagonista della mattinata, l'ex campione di pugilato Marvin Hagler, testimonial dell'iniziativa e membro della Fondazione Laureus, nata per volontà di Nelson Mandela, che in tutto il mondo promuove attraverso lo sport progetti di inclusione sociale per i giovani disagiati. Già il fatto di aver suscitato un bel sorriso sulle facce di questi ragazzi, di aver rappresentato anche un momento felice, un momento di speranza, gli riempie il cuore, quindi lui è già contentissimo, è già soddisfatto ed è quello che lo spinge anche ad andare avanti. Nel teatro dell'istituto, con gli studenti ed il preside Piero De Luca, anche il campione di pallanuoto della Canottieri, Alex Giorgetti, e la direttrice di Laureus Italia, Daria Braga. È una delle carte vincenti della scuola, riuscire a proporre mattinate di questo tipo, nelle quali attraverso lo sport, attraverso i valori dello sport, si riescono a offrire delle opportunità diverse ai nostri ragazzi che hanno bisogno di aprire, come dico io, una finestra sul mondo. Lo sport deve essere anche un veicolo di legalità in questi territori che ne hanno bisogno, un veicolo di valori positivi, un veicolo, come dire, di educazione e di crescita morale per questi ragazzi. La scuola da sola non può fare nulla se non riesce a fare sinergia, a fare rete con questi soggetti con i quali insieme possiamo sui nostri territori riuscire a costruire dei percorsi di legalità, di solidarietà e di crescita umana e culturale. Bellissima mattinata con Marvin Hagler, box, emancipazione, etica, onestà, rispetto. Insomma, lo sport in questa città va molto forte, molto praticato, la città d'Europa col maggior numero di bambini e ragazzi. E noi tra mille difficoltà stiamo investendo tantissimo. Basti pensare quello che sarà a Napoli fra poco più di un anno con tutti gli impianti sportivi o quasi tutti gli impianti sportivi ristrutturati con le universiadi, fa capire quanto noi teniamo allo sport della nostra città e grazie a tutti gli atleti che anche in condizioni difficili sono sempre di più campioni nello sport e nella vita.